Posso chiedere una cosa? Ma se io faccio la pasta con la farina di fagioli e E voglio poi fare pasta pasta e e fagioli, fagioli, ma chi lo conosce i più di fagioli me? posso anche Fagioli, ometterli. certo, fai olio e Solo parmigiano, che hai pasta? mangiato oggi? Pasta e Pasta fagioli, ma dove e stanno i fagioli? Nella fagioli. Nella pasta. pasta. Adesso andiamo a parlare ad una di ogni farina che mi sento di consigliarti di fare a casa. Farina di riso, non mi dilungo tantissimo perché ci abbiamo lavorato giorno e notte con questa farina di riso perché il celiaco, la prima cosa dopo la diagnosi a cui pensa è poter fare le ricette con la farina di riso. Ecco, chi ci segue sa che sì, la utilizziamo, ma accostiamo anche altro. Se la volete utilizzare pura, però, io vi dico di andare direttamente nella playlist, la nostra playlist, sulle ricette con farina di riso. Lì c'è veramente di tutto. Ci sono piadine, cracker, pasta frolla, addirittura il pane. Ci sono dei panini buonissimi. C'è una pizza, una focaccia a base di farina di riso. Insomma, se siete amanti oppure siete costretti per via delle intolleranze a mangiare solo farina di riso, siete nel posto giusto perché noi abbiamo un sacco di ricette. Andate a vedere. La cosa interessante di questo sistema è che a parte il riso bianco che trovi in giro, ti puoi macinare tutti gli altri tipi di riso che sono molto più interessanti, quindi il riso rosso, il riso integrale, un riso molto, molto, ti assicuro, molto più interessante per fare un sacco di ricette. Io ho fatto persino i biscotti da inzuppo con il riso rosso e il riso integrale. Buonissimi, Erano molto, buoni, molto buoni. non ti avrei dato un soldo, invece erano Vabbè, ma non buoni. si dice così. Santo cielo, ma mo me ne vado. Parliamo di farina di ceci. Le panature, ragazzi, quando si parla di panatura si pensa sempre alla farina di mais. Invece provate con la farina di ceci. Se la lasciate un pochino grossolana, non troppo, mi raccomando, altrimenti poi sotto i denti può dare fastidio. È eccezionale per panare fish and chips, pollo panato. Vi segnalo inoltre sul sito gli stick di zucchine che noi abbiamo panato con la farina di riso. Se avete una farina di ceci vengono davvero eccezionali da fare fritte oppure al forno. Ritroverete un sapore buono, un pochino meno neutro rispetto alla farina di riso. Davvero buono, provate. Con la farina di ceci puoi fare un'ottima pasta fresca e qui ti invito ad andare a vedere il nostro corso di cucina senza glutine dedicato alla pasta. Lì non parlo di farina di ceci, però applica quello che dico lì sostituendo proprio il mix di cui parliamo lì con la farina di ceci. La proporzione è molto simile, 100 g di farina, un uovo e poi via via aggiungi l'acqua. Non c'è una dose particolare perché devi regolarti a mano che lavori. Ecco, questa è una piccola difficoltà lavorando con le farine naturalmente senza glutine, ma un pochino di pazienza, di destrezza, se hai una planetaria le prime volte ti può aiutare molto. Io metto un filo d'olio perché aiuta molto nella cottura, nella gestione della pasta e se vuoi spingere un pochino sul colore, perché magari la tua pasta è un pochino pallida, metti la puntina di un cucchiaio di curcuma e ti viene una bella pasta gialla oppure di zafferano. Lo zafferano lascia un pochino di sapore, invece la curcuma è più neutra. Burger, te li ho nominati prima. A me personalmente piacciono non solo di farina, ma con dei pezzi di legumi proprio dentro lessati, quindi in questo caso i ceci. Se invece vuoi farli solo di farina, io ti consiglio di aggiungere delle verdure, magari un pochino da lasciare un pochino croccanti perché la consistenza è migliore. Quindi fai un bel soffritto di tutte le verdure, svuota frigo, quindi tutto quello che hai nel frigo butta nella padella, fai un bel soffritto e poi fai questo composto. Se vuoi puoi aggiungere un uovo per renderlo più sodo oppure semplicemente della fecola di patate. Per aggiungere una croccantezza più decisa ancora, ti consiglio di aggiungere o delle mandorle a pezzetti o delle noci. Davvero un piatto eccezionale. La pastella per le verdure, eccezionale. Ti consiglio di farla d'occhio perché, insomma, è bene che tu la faccia d'occhio. Metti una quantità di farina nella ciotola, aggiungi l'acqua e mischi. Deve essere densa in modo da poter rimanere attaccata alla verdura. Alcune versioni un pochino meno economiche ci dicono di aggiungere della birra, quindi se ce l'hai avanzata, ce l'hai in casa o magari prendi al supermercato della birra, ti viene più dorata e più gonfia. Una furbata invece per spendere di meno è semplicemente dell'acqua frizzante.
Se vuoi esagerare, quindi avere una pastella, una verdura proprio gonfia gonfia, metti un pizzico di bicarbonato e crema al tartaro, è il nostro segreto, lo saprai, facciamo di tutto col bicarbonato e crema al tartaro, quindi vai a vedere perché ci sono anche dei pani e un'ottima pizza proprio con questi due ingredienti, altrimenti la pastella viene eccezionale. La morte sua della pastella con la farina di ceci sono i fiori di zucca ripieni che trovi qui. Probabilmente la ricetta più gettonata per la farina di ceci è proprio la farinata, quindi questa sorta di frittata con o senza uova, preferibilmente senza, che io però ho arricchito con un sacco di verdure. Le ho fatte prima soffriggere in padella, vedi qui il procedimento. Lo dico per la regia che così mi mette il procedimento, no. E peperoni e zucchine, un pochino di scalogno, ho fatto soffriggere bene e poi ho semplicemente buttato questa pastella a cui ho aggiunto anche delle uova perché le dovevo consumare, ebbene sì, le risparmio talmente tanto che poi alla fine le devo consumare per forza, e oppure in alternativa puoi usare delle verdure avanzate, io uso tantissimo questo sistema, cioè faccio delle verdure un pochino più abbondanti il giorno prima e il giorno dopo le riciclo in qualche modo, soprattutto quelle cotte al microonde. Sul sito trovi peperoni, zucchine, cavolfiore, un sacco di verdure che ti dimentichi nel microonde, non sviluppano odori e in 10 minuti sono belle morbide. In alternativa, se vuoi, butta tutto dentro in questa pastella con farina di ceci e poi fai cuocere in una padella o in forno, come preferisci. Ti do mentre qui si canta, perché la disperazione porta anche a questo, per ogni farina ti volevo dare una piccola così un'anteprima di quelle che sono le mie sperimentazioni, e con la farina di ceci per la parte salata voglio provare a fare una pasta brisée, la trovi già sul sito con un mix normalissimo, la proveremo a fare con farina di ceci per una bella torta salata. Non l'hai fatta ancora? Beh, io intanto serve, perché così sotto i commenti mi potete dire no, ma chi se ne frega della pepe, oppure mi potete dire ma no, fai questo, fai quest'altro, oppure no, lascia perdere, oppure sì, dai, ed è questo che io mi aspetto da voi, sì, dai, dai, dai. Oddio, questo concetto è complicatissimo. I dolci, ebbene sì, con la farina di ceci puoi fare anche dei dolci, ci sono tantissime ricette anche vegane, quindi senza uova, e il consiglio che ti posso dare io è di abbinare questa farina, che nei dolci ecco non è particolarmente aromatica, con degli aromi invece un pochino più decisi, quindi cannella in primis, zenzero, cioccolato, cacao, arancia, agrumi, insomma che gli dia uno sprint, oppure puoi miscelarlo con altre farine un pochino più dolci e un pochino più saporite, mandorle, nocciole, pistacchi, per dare un carattere deciso al tuo dolce. Le frolle, quindi i biscotti, sono eccezionali con la farina di ceci. Un consiglio che ti posso dare è quello di passare la farina di ceci sulla padella calda, quindi una sorta di tostatura. Mi raccomando, abbassa fiamma con la padella ben calda per un paio di minuti, serve a sprigionare un buon profumo e a migliorare la lavorabilità delle farine quando vai ad impastare. Se aggiungi un pochino di fecola di patate o mixi con farina di riso, otterrai degli impasti più morbidi per fare qualcosa tipo dei muffin o delle torte che hanno una consistenza più soffice. Farina di fagioli, cerco di non ripetermi, chiaramente tu puoi applicare tutti gli spunti che ti ho dato su una farina, puoi applicarli anche su un'altra, quindi pasta fresca. Il consiglio che ti do in più, si può fare con la farina di fagioli, ma è quello di prediligere un formato un pochino più rustico, quindi delle tagliatelle un po' più larghe, delle pappardelle oppure dei maltagliati. La farinata assolutamente consigliata, il segreto è provare a cucinare una farina, capire che tipo di sapore ha in bocca e poi in bocca il sapore, certo, dove lo vuoi sentire il sapore, e poi in base a quel sapore abbinarlo a verdure, spezie che più secondo il tuo gusto si sposa bene con quel sapore che tu prima hai sentito in bocca. Posso chiedere una cosa? Ma se io faccio la pasta con la farina di fagioli e voglio fare pasta e fagioli, ma chi lo conosce più di me? Posso anche metterli. Certo, fai olio e parmigiano, che hai mangiato oggi? Pasta e fagioli. E dove stanno i fagioli? Nella pasta. Nella pasta.
Questo discorso che ti ho fatto di scegliere degli aromi o delle verdure da abbinare alle farine è per introdurti queste schiacciate, queste farinate, insomma chiamale come vuoi, che sono eccezionali perché è una pastella che tu puoi mettere anche direttamente in teglia e infilare in forno, 200 gradi, 15-20 minuti e sono eccezionali. Se non hai verdure da accompagnarci, sono ottime, speziate come piace a te, da accompagnare però con formaggi morbidi, quindi crescenza, stracchino, insomma, trovo che sia un buon modo di mangiare e di mangiare sano e soprattutto vario. Eccezionale. È stupendo. Dolci con farina di fagioli. Sì, può sembrare strano, però si può fare. Escono dei dolci rustici tipo ciambelloni, plum cake. Anche lì il segreto è mixare con il giusto aroma. Molto molto indicato l'accostamento con delle pere, perché comunque è una frutta umida, quindi tutto quello che è umido va un po' a mitigare questa legnosità delle farine di legumi. E se vuoi aggiungi assolutamente una parte di amido, un 20-30% del totale della farina, e anche un succo d'arancia ci sta benissimo, o dello yogurt. Abbiamo dedicato un intero corso, video corso, sulla sostituzione nei dolci tra mix e farine naturali, quindi quando hai un dolce con un mix puoi tranquillamente passare alle farine naturali e lo trovi su Doceti, sotto nell'info box ci sono tutte le informazioni del caso. Farina di lenticchie, vale tutto quello che ti ho detto fino adesso per le farine di legumi, puoi assolutamente utilizzarla direttamente in forma di farina per fare delle minestre, quindi fai un bel brodo vegetale, aggiungi la farina di lenticchie, una bella frustata e ti viene fuori una bella vellutata di lenticchie se vuoi. Per quanto riguarda i dolci, io ti consiglio di mixare con altre farine. In questo momento non è molto, è un po' antieconomico questa cosa di prendere una farina di lenticchie e metterci una farina di mandorle, però ci può stare che tu magari le debba consumare, oppure vuoi assolutamente così arricchire la tua ricetta con valori nutrizionali tipici dei legumi, ci sta, no, in questo momento. Quindi anche qui fai attenzione agli abbinamenti e agli aromi e scegli un dolce che non sia troppo lievitato, ecco, che non abbia bisogno di sofficità più di tanto, che sia più importante per il sapore piuttosto che per il popi popi, per intenderci. Quindi io a fine anno mi posso fare a Capodanno invece la solita minestrona, certo, di lenticchie, posso fare un pancake con la farina di lenticchie. A morte sua. Concludiamo la saga delle farine di lenticchie con i piselli. Sì, esatto, vi ho stupito con i piselli, così ve li ho lanciati lì. Cattolo. Assolutamente non mi sembra, ecco, ve lo dico, ma insomma spero che sia chiaro, per ottenere una farina di piselli si parte dai piselli secchi, no, ma secchi, non quelli congelati, freschi, no, devono essere secchi, quindi mi raccomando. E altra cosa, altra chicca che vi aggiungo, sgusciati certo, per quanto riguarda i panificati, perché poi ecco sicuramente io già vi anticipo sulle domande, le farine di legumi per quanto mi riguarda usate in modo puro, quindi al 100%, non sono le farine più indicate per panificare. Se volete dovete mixare con altri tipi di farine, è una pratica abbastanza complessa che insomma anch'io ci perdo parecchio tempo, e quindi insomma mi sento di consigliarvi altri tipi di farine per il panificato. Ecco, troppo lungo questo video, quindi abbiamo parlato dei legumi, nel prossimo video parleremo di tutti i cereali e della frutta secca con le relative ricette. Ciao belli. Ciao a tutti.